Bene, i turismi rappresentano un pilastro per la nostra regione, per lo sviluppo della nostra regione. Anche in tempi di magra, anche in tempi di crisi, sostanzialmente abbiamo registrato numeri positivissimi, grazie all'impegno straordinario per qualità dei nostri operatori turistici, dei nostri imprenditori di settore, e anche per diciamo, la lungimiranza degli investimenti che sui turismi noi abbiamo messo in campo come regione. Penso al presepe in Piazza San Pietro, penso all'accordo che noi abbiamo fatto con l'Opera Pellegrinaggi Romana in occasione dell'anno della fede, penso all'accordo quadro con la regione Calabria e Puglia per il Golfo di Taranto, penso ai PIOT e ai grandi attrattori che hanno rappresentato una straordinaria diciamo, capacità di lievitazione per il brand lucano. Penso anche alla capacità che insomma, Matera in particolare per candidata a capitale della cultura 2019 ha messo in campo in questi mesi, anche grazie all'intervento massiccio della Regione Basilicata. Penso all'area del Melfese, penso a Maratea, penso al Metapontino, vera locomotiva del nostro turismo. Penso che i grandi attrattori abbiano svolto una funzione importantissima per attrarre, come credo abbia svolto una grande funzione di attrazione e anche di capacità di robustire la conoscenza della stessa Basilicata nel mondo, abbia svolto il cinema, partendo da Basilicata coast to coast, ma recuperando tutto ciò che anche la Film Commission sta mettendo in campo in questa nostra regione. E penso che noi possiamo costruire un sistema turistico, a mio giudizio, locale, che faccia rete all'interno di questo nostro territorio e che valorizzi le peculiarità, i percorsi enogastronomici, il turismo religioso, le bellezze, i tesori monumentali, architettonici, fare rete attraverso la montagna, l'ambiente, le nostre acque, il mare, e cioè dire l'insieme, il paniere dei turismi che fa rete in questo nostro territorio e che recupera tanto i grandi attrattori come punte avanzate di capacità di elaborazione anche numerica, quantitativa e qualitativa di turismo e quindi di visitatori, ma anche i nostri borghi, anche i nostri piccoli paesi con le tradizioni, con le culture ancora tenute in vita, che recuperano storia, che recuperano memoria e che possono essere e diventare su uno scenario, io dico mondiale, meta, attrazione e meta per un turismo di ritorno che è altrettanto importante, immaginando il borgo diffuso, l'albergo diffuso, la capacità di ricettività diffusa, uno dei valori aggiunti che si inserisce bene in questa idea di sistema turistico locale. Io penso che la Regione Basilicata, anche attraverso il concorso di idee, di imprenditori, degli attori primari di questo settore nevralgico e strategico, l'accordo con le sovrintendenze e quant'altro, possa recuperare virtuosismo nella programmazione e avere, attenzione, le risorse per far sì che un pezzo significativo della occupazione, dello sviluppo e del PIL, quindi dell'economia, possa discendere esattamente dalla valorizzazione di questo settore.